5 maggio, la scuola italiana sciopera per protesta contro la nuova riforma scolastica del governo Renzi, che pone in mano ai dirigenti le scelte delle offerte formative e la nomina dei docenti. Garantisce solo 50.000 immissioni in ruolo rispetto alle 150.000 promesse, costringe professori ad insegnare in materie per le quali non hanno ottenuto abilitazione, incrementa l'alternanza scuola-lavoro ma in base alle esigenze del territorio e quindi fortemente discriminante, ma soprattutto non copre i costi per il sostegno della scuola pubblica, chiedendo alle famiglie di sopperire alle mancanze con il 5 per 1000, facilitando le differenze fra i singoli plessi scolastici. In previsione dello sciopero generale del 5 maggio, i sindacati si sono quindi ritrovati nelle piazze del mercato di Lugo e Ravenna per informare i cittadini. In realtà siamo in piazza del mercato per spiegare le ragioni del 5 maggio, che sarà uno sciopero di tutta la scuola, non per protestare, ma per difendere la scuola pubblica. Perché purtroppo questo disegno di legge mette veramente a repentaglio la scuola pubblica. Basterebbe solo il primo punto, e cioè garantire che ci siano fondi a sufficienza per l'edilizia scolastica. Già questo sarebbe al primo punto. Poi però ce ne sono altri. Quello che ci preoccupa di più è proprio la cancellazione della democrazia all'interno della scuola. Noi siamo un collegio docenti, noi siamo collegi docenti che ora votano per l'autonomia, votano per le scelte didattiche, progettuali, per il meglio di questi ragazzi. Dal prossimo anno, se passa questo disegno di legge, è tutto affidato ad un dirigente sentito il collegio docenti. Quindi non avremo più voce in capitolo sulle scelte didattiche della scuola. Oltre al fatto che questo dirigente scolastico ipotizzato nel disegno di legge ha anche la possibilità di chiamare chi vuole, indipendentemente dal fatto che uno abbia vinto un concorso anche a livello regionale o nazionale, nella propria scuola. Noi capiamo bene che la preoccupazione è alta perché ci sono molti dirigenti che sono molto molto bravi, ma ci possono anche essere delle persone che si affidano a conoscenze, e in Italia questo non lo possiamo permettere. Quali sono i rischi invece per i ragazzi? Si va incontro ad una scuola che dovrebbe migliorare e invece rischia di peggiorare drasticamente. Sì, purtroppo il rischio c'è, nel senso che in questi anni, 15-20 anni, c'è stato veramente un taglio nei confronti della scuola e di quello che la scuola poteva rappresentare per i ragazzi, soprattutto in situazioni di svantaggio, oppure con i ragazzi che avevano e che hanno una certificazione ai sensi della legge 104, cioè i ragazzi con un handicap, oppure con i ragazzi che hanno un BES, cioè un bisogno educativo speciale, che possono essere ragazzi immigrati, ma possono essere anche ragazzi solo dislessici. Ecco, noi siamo preoccupati molto anche per loro, perché abbiamo visto in questi anni che i tagli si sono andati a canire su queste sacche, con la riduzione degli insegnanti di sostegno, ad esempio. Perché capiamo bene tutti che un insegnante di sostegno che lavora con un ragazzo per sole 6 ore su 30 non riesce a fare molto con questo ragazzo e per questo ragazzo all'interno della classe. Noi dobbiamo ricordarci che eravamo la scuola che ha fatto in Europa l'integrazione scolastica. Abbiamo inventato l'integrazione scolastica. Non dobbiamo inseguire dei modelli europei che ancora adesso, nella tanto fantomatica, per fare un esempio, Finlandia, cacciano i ragazzi disabili e li mettono in scuole speciali. Noi le scuole speciali le abbiamo cancellate nel 77 e abbiamo scoperto che i nostri ragazzi con handicap sono, guarda caso, sto parlando ad esempio della sindrome di Down, più intelligenti dei ragazzi che vivono nel Belgio. Come mai questo? Forse perché vivono un'effettiva integrazione all'interno della scuola? Forse è questo? Di quale modello noi ci dobbiamo ispirare? Ripeto, la Finlandia, oltre a garantire il diritto allo studio ai ragazzi, pagando i libri ai ragazzi, ad esempio, la Finlandia comunque mantiene le classi separate. È questa la scuola che vogliamo? Personalmente, ma anche per tutti gli insegnanti che sciopereranno il 5 maggio, questa non è una scuola che a noi piace, non è la tradizione scolastica del nostro paese.